Enrico Buonocore, presente a questa importante iniziativa sociale di solidarietà qui a Forio. È un piacere venire qui sempre, prima di tutto venire a Forio, per me è sempre un piacere. Poi è cosa sociale, ci vengo volentieri, ho tanti amici, quindi passo un paio d'ore in amicizia. Questo campo quanti ricordi ti evocano da bambino che da. Giocavi con i giovanissimi dell'Ischia? Una volta mi sono rotto un braccio qui, cioè avevo 8-9 anni, 10 anni. E poi dopo 9 anni fa ho allenato il Forio, quindi ho vissuto a Forio. A settembre quest'anno allenerò l'Ischia, però verrò a vivere a Forio, quindi mi piace stare qui. Poi dopo io anche da giocatore, quando dove andavo a giocare non sono stato mai nella città, stavo sempre un po' fuori, le cose sono sempre andate bene, quindi lo farò anche quest'anno, alleno l'Ischia ma starò fuori. Una bellissima, grande carriera da fuoriclasse in Serie B, in parte in Serie A, un'ottima annata al Cervia, quest'anno penso che alleni la squadra il cui sangue scorre nelle tue vene. Da papà a tuo fratello, una famiglia che ha dato tanto all'Ischia Calcio. Eh sì, per me, quest'anno è l'anno del centenario, ho la possibilità di poter allenare l'Ischia nell'anno del centenario, per me è motivo di orgoglio, ma al di là di questa cosa qua dobbiamo cercare di fare un campionato importante come è stato fatto l'anno scorso, proseguire su quello che si è stato fatto l'anno scorso, se è possibile migliorarlo, insomma questo è l'obiettivo. Con un trio straordinario che veramente ha dato lustro al calcio italiano, Buonocore, Bierenza, Taglialatela. No, adesso vediamo Franco se riesce a... Se, Franco deve essere convinto di venire, ma al di là di quello proprio per lui, per divertirsi, se è una cosa che gli fa piacere, insomma. Noi a Ischia quest'anno facciamo l'anno del centenario, tutto il merito va a Pino Taglialatela, perché se non c'era Pino Taglialatela forse quest'anno la squadra non avrebbe partecipato neanche al campionato, quindi per me anche questa cosa qua mi dà insomma tanta carica a cercare di far bene. Pino è un amico, siamo cresciuti insieme, siamo andati a Napoli insieme, quindi una persona che voglio molto bene, ci conosciamo da una vita, quindi mi ha dato questa possibilità e sono molto contento di questo.